Ciao, allora, ciao, nel video di oggi vi voglio far vedere i prodotti che ho terminato. È una selezione di prodotti per il viso, per il corpo, anche per il make-up, quindi iniziamo subito. Per quanto riguarda il make-up, si tratta di prodotti che ho dovuto abbandonare in quanto hanno cambiato formulazione, cambiato consistenza e iniziano a puzzare. Quindi ho terminato, o meglio, abbandonato della Essence, il 2 in 1 volume mascara, questo qui. Questo era quello che aveva il doppio scovolino, simile a uno anche della MAC, che aveva praticamente la parte questa qui, che è quella più naturale, diciamo così, e poi la parte, il numero 2 è la parte più costruita, per dare un effetto un pochino più intenso. Ha cambiato formulazione, è diventato molto estremamente denso, quindi si è anche seccato, puzza, e inoltre non ho mai apprezzato particolarmente come mascara. L'ho utilizzato, però comunque non ha mai avuto un posto d'onore, diciamo, nel mio cuore. Per questo l'ho abbandonato, ma comunque è scaduto. Un altro prodotto che è scaduto, è della Clinique, il Moisture Surge, la crema idratante colorata, e questa era la numero 02, questa qui. Pure questa ha cambiato odore, infatti ha iniziato a puzzettare, ma ormai ha diversi anni. L'ho utilizzata all'inizio con molta frequenza, poi però utilizzando comunque nuovi prodotti è andata tra la lista dei preferiti mano a mano a scendere di graduatoria, e alla fine sarà quasi praticamente abbandonata. E è diventata anche troppo chiara rispetto alla mia tonalità di pelle, non che abbia fatto lampade o roba del genere, però comunque anche d'inverno è troppo chiara, e nonostante io sia cadaverica, e quindi anche per questo l'ho utilizzata un pochino di meno. Però poi comunque è andata male, però ha comunque almeno 3-4 anni, quindi direi che era anche il suo momento. Era anche il suo momento del roll-on della Garnier, questo qui. Questo è l'anti-occhiaie, sì, occhiaie. Non mi piace perché, non, cioè non mi piace, l'ho abbandonato perché è diventato estremamente denso, è difficile da stendere, mi va nelle pieghette e puzza pure questo. Quindi anche per questo ho dovuto dirgli addio. Nel frattempo l'ho comunque continuato ad utilizzare fino a quando è stato possibile, però per quel che mi riguarda il prodotto mi è sempre abbastanza piaciuto. Anche la pallina comunque dava un effetto rinfrescante, perché faccio vedere, ha la sferetta in metallo, e quindi comunque dava anche quel tocco di freschezza alle occhiaie che aiuta un pochino a ridurle. Però è andata male, puzza, e quindi ciao. Invece una delusione, perché non scrive più, non scrive più, è anche Dula, lo stilo io. Lo stilo Waterproof Violin della Chanel, praticamente la matita viola della Chanel, questa qui, e non scrive più praticamente, cioè è estremamente dura, e io non posso permettermi di avere una matita da dover premere sull'occhio, perché comunque ho degli occhi estremamente sensibili, ho con la sindrome dell'occhio secco, ho gli occhi estremamente delicati e non mi posso permettere di andarli ad irritare in qualsiasi misura, che sia ampia, che sia bassa, ma non posso permettermi in nessun modo di andarli a faticare. Quindi purtroppo lo devo abbandonare. Per quanto riguarda il viso, ho terminato anche una crema e un siero. Per quanto riguarda la crema, ho terminato della Garnier la Bioactive, questa qui, la crema viso, crema protettiva idratante, pelli normali o miste. Questa mi è piaciuta molto durante l'estate, perché comunque è una formulazione estremamente leggera, estremamente facilmente assorbibile sul viso. È leggermente forse troppo liquida, perché più che una crema io la definirei un latte cremoso, e quindi per l'estate andava benissimo, perché comunque non andava ad appesantire il viso. Passando però all'inverno,
ha iniziato a perdere i colpi perché comunque emergeva la necessità per la mia pelle di una crema un pochino più corposa, un pochino più idratante, un pochino più nutriente, e quindi una volta terminata comunque non l'ho ricomprata proprio per questo motivo. La ricomprerò probabilmente per quest'estate perché comunque mi ci sono trovata bene, però per l'inverno non va affatto bene. Ho terminato poi il siero della Good Skin Labs, il Form 365, quindi il siero rassalente per il viso, questo qui. Questo mi è stato dato, sì, stavo registrando un momento di panico, questo mi è stato omaggiato da Douglas e mi ci sono trovata veramente bene. È un siero molto corposo, lascia la pelle estremamente nutrita, estremamente liscia, fa comunque il suo lavoro, cioè sento comunque che ha effetto sulla pelle. Io lo uso poi in combo ovviamente con il contorno occhi e con la crema poi viso, quindi tutti e tre insieme, anche di diversi marchi, perché lo utilizzavo anche con altri marchi, ha comunque avuto un effetto molto consistente sul mio viso. Ovvio, non aveva l'effetto rassodante, perché comunque la ciccia ci sta sul viso, però comunque un effetto un pochino più tonico l'ho avuto e mi piace. Questa è la sua scatoletta. Restando, no, tema corpo. Per il tema corpo non ho moltissimo, ho terminato la crema corpo della Victoria's Secret Coconut Passion, che è vaniglia e noce di cocco e cocco, quindi questa qui. Questa mi è stata regalata e nonostante non abbia un odore particolarmente piacevole per me, perché a me comunque sia la vaniglia che la noce di cocco non sono proprio i miei gusti preferiti, mi ci sono trovata molto bene perché comunque lascia un profumo sulla pelle piacevole, non così intenso da dire oddio no, mi stomaca, però comunque lascia quel leggero sentore piacevole. È abbastanza nutriente e ha all'interno una leggera perlescenza, un leggero effetto doratino che rende la pelle molto luminosa, però non glitterata, e secondo me è anche carina, molto carina durante l'estate, perché comunque anche stesa sulla pelle abbronzata la sera o comunque anche di giorno prima di uscire dà comunque un effetto molto, molto luminoso alla pelle. Un prodotto che sto amando particolarmente è della Dove, il bagno schiuma Caring Protection, quello con il principio Nutrium Moisture, quindi questo qui, e meraviglioso, cioè non c'è poco da dire. Ha un odore spettacolare, nonostante non abbia una particolare profumazione, questo perché comunque non ha particolari profumazioni, però comunque lascia la pelle morbida, lascia la pelle idratata, lascia la pelle nutrita. Io addirittura utilizzando questo molte volte non ho applicato la crema corpo e l'ho ricomprato e continuo a ricomprarlo, e piace anche a Marco, che me lo ruba. Poi, per quanto riguarda i capelli, ho terminato invece questi due campioncini di Gliss Hair Repair, Supreme Repair Mini Maschera con creatina liquida, solo questi due. Sinceramente non ho visto questo grande effetto, sono all'incirca come un balsamo, forse una maschera, però non ho visto effetti particolari e non ho visto particolari cambiamenti nei miei capelli. Non ricomprerò assolutamente la crema rigenerante all'olio di cocco della Mil, questa qui. Io l'ho comprata perché mi sono sbagliata, perché volevo quella della Splendor e invece mi sono sbagliata, ho preso questa. È un prodotto, è una maschera, non fa nessun effetto particolare. Effetto particolare? Nessun effetto particolare, e non mi districava particolarmente i capelli, non me li ammorbidiva particolarmente. Ma anche il profumo non era un profumo particolarmente eccezionale, quindi comunque no, non la ricompro. Costava un paio d'euro credo, però non vale la pena ricomprarla. Ho terminato il mio shampoo preferito come al solito, il Claire for Men, lo shampoo antiforfora Eyes Fresh, questo qui,
me l'ho parlato ripetutamente, è il mio shampoo preferito, lo shampoo che compro e ricompro ormai da anni e mi ci trovo sempre bene. E ho terminato pure lo shampoo secco della Baptiste, pure questo mi piace moltissimo, è il mio shampoo secco preferito. E sì, perfetto quando perfetto per dare volume ai capelli, perfetto per magari il giorno 2 o 3 e non abbiamo voglia di lavarci i capelli o non abbiamo tempo, lo si applica, lo si lascia in agire un paio di minuti, si spazzano i capelli, comunque hanno un aspetto decisamente più pulito, decisamente più pronto per affrontare una giornata. E poi ovviamente la sera ci si lava, perché se no non si può andare avanti così. E poi ultimi pezzi per le unghie, ho terminato l'Essence Studio Gel Nails, Studio Nails Better Than Gel Nails, questo qui ve ne ho parlato anche 200 miliardi di volte, è il mio top coat preferito per quanto riguarda le unghie, lo smalto dura moltissimo, lascia le unghie estremamente lucide e luminose, dà sì questo effetto un pochino di effetto gel sulle unghie, quindi più che positivo, lo ricompro e l'ho già ricomprato. Però ho terminato questi, ho abbandonato queste due limette, questa è della Kiko e è praticamente quella che da una parte dovrebbe dare una lisciata, chiamiamola così, alla superficie dell'unghia, e questa parte è quella luminosa, che è lucida. Con il passare del tempo ovviamente si sono consumate e quindi sono diventate inutilizzabili, quindi per questa ciao, però comunque è durata almeno 2-3 anni, quindi più che positivo. E ho abbandonato della Essence, della linea Studio Nails, questa limettina, e questa aveva una parte clean e dell'altra parte cut, sempre lo stesso effetto praticamente, definisce e rifinisce e le unghie, quindi pure questa ha fatto il suo dovere, ha fatto la sua vita, proprio per questo lo devo abbandonare. Ok, detto questo abbiamo finito. Lo smalto che indosso in questo momento, che è questo qui, è della Douglas Absolute, questa era una collezione limitata e è la numero In Love With 34, numero 34. Se mi interessa il trucco invece, che è questo qui, è un leggero smoky, è un mezzo smoky, fatemelo sapere e vi realizzo il video. E basta, i capelli, vabbè, sono questi qui, pure se volete un mezzo tutorial fatemelo sapere e basta, ciao!